Azione di sensibilizzazione da parte del progetto Itaca nell'Istituto Comprensivo di Stio Cilento. L'azione è rivolta ai bambini portatori di handicap e si finalizza in attività didattiche presso la sede della fondazione. Il progetto Itaca è una fondazione che si occupa di famiglie, al cui interno ci sono bambini con problemi visivi non vedenti pluriminorati. L'intervento è volto principalmente a curare l'autonomia di queste persone, quindi si parte da quella che è l'autonomia proprio personale, no? E la comunicazione. Inoltre prevede l'inclusione sociale di queste persone nei vari ambiti di riferimento, quindi chiaramente nel proprio territorio di appartenenza. La fondazione ha sede in Campania, in Basilicata, e prevede la presenza del bambino e della sua famiglia, e possibilmente anche degli operatori che lo seguono sul territorio, fisioterapisti, insegnanti, presso la nostra sede per un periodo di 5 unità di lavoro, 5 giorni, durante i quali viene fatto un minimo di osservazione partendo da quelle che sono le potenzialità di ogni bambino, no? Partendo da queste potenzialità vengono redatti dei programmi individualizzati, ovviamente, che vengono definiti PAI. PAI è l'acronimo di Progetto per l'Autonomia e l'Inclusione. In questi programmi viene appunto un po' elencato, spiegato tutto quello che viene fatto presso questa sede, ma in particolare vengono proprio specificate le varie attività, la modalità con cui esse vanno fatte per il raggiungimento di obiettivi, insomma, le chiare. Ci raggiungono per mezzi propri e noi prevediamo soltanto per famiglie che abitano, cioè noi in questo momento siamo a Cava come sede, in provincia di Salerno, quindi per le famiglie che hanno difficoltà a raggiungere la nostra sede tutti i giorni, noi offriamo l'alloggio e il vitto per, diciamo, cerchiamo di queste unità di lavoro di accorparle invece che su 5 giorni, su 2 giorni e mezzo, quindi la mattina e pomeriggio, mattina e pomeriggio, per fare in modo che, insomma, la famiglia non abbia questa difficoltà di spostarsi quotidianamente. Quindi nelle scuole adesso si fa opera di sensibilizzazione, naturalmente, ecco la ragione per cui. Sensibilizzazione, un po', cioè, voglio dire, noi chiaramente cerchiamo la collaborazione.